Bene, ragazzi, adesso la domanda è: se io ho un punto di coordinate 3, 1, 0 e ho una superficie sferica, una superficie sferica è fatta così: x alla seconda più x seconda più z alla seconda meno 4x più 2y meno 1 uguale a 0. Allora, adesso in realtà, e vi chiedo la relazione reciproca che c'è tra un punto e una sfera. In realtà la superficie sferica, essendo una superficie chiusa, cosa che abbiamo visto in fisica, contempla il concetto di interno, il concetto di sulla superficie ed il concetto di esterno. Quindi in realtà noi qui possiamo chiederci un pochino di più. Possiamo chiederci se il punto risulta esterno alla superficie sferica, cioè non solo se non ci appartiene, appartiene alla superficie sferica oppure è interno. Ok? Allora, per vedere se ci appartiene, cosa bisogna fare? Semplicemente sostituire. Allora, se noi sostituiamo, quindi ci chiediamo intanto, appartiene? Sostituiamo, allora viene, ditemi, 9 più 1, sostituisco. X, Y, Z, 9 più 1 più 0, meno 12, più 2, meno 1 uguale a 0. Allora, 9 più 1, 10, più 2, 12, quindi viene meno 1 uguale a 0. Quindi, il punto appartiene alla superficie sferica o no? Bene, mi sapete dire però se è interno o esterno? Ah, ecco. Allora, facciamo così. Calcoliamo il raggio. Come si fa, ragazzi, in una superficie sferica a calcolare il raggio? Bisogna prima calcolare le coordinate del centro. Allora, bisogna fare, vi ricordate? Meno a mezzi, meno b mezzi, quindi meno 4, quindi qui viene 2. Poi la metà di 2 col segno cambiato. Attenzione, qui metto un mezzo zero. Perché devo fare il coefficiente moltiplicato per z, che qui non c'è. E quindi ovviamente viene 0. Per fare il raggio devo fare la radice di questo alla seconda, più questo alla seconda, più questo alla seconda, meno il delta, ok, che è questo. Ditemi, devo fare lui alla seconda, quindi 4, più il quadrato di meno 1, questo qua, più il quadrato di 0, e poi meno delta. Attenzione che quindi delta è questo valore qui, quindi viene più 1. Quindi il raggio fa radice di 6. Adesso semplicemente noi abbiamo una sfera di cui sappiamo il centro e il raggio. Adesso noi come facciamo a vedere dov'è il punto? Dobbiamo fare ovviamente, visto che questo è il centro, non sappiamo dov'è il punto, dobbiamo fare la distanza che c'è tra chi? Tra il punto e il centro. Ok, come si fa a fare la distanza? Semplicissimo. Prendo il vettore PC, calcolo il vettore PC e guardo quanto è lungo. Ok? Quindi il vettore PC come faccio a costruirlo? Esatto, quindi faccio C meno P. Quindi 2 meno 3, meno 1 meno 1, 0 meno 0. Questo è il nostro punto, anzi, questo è il nostro vettore. Per calcolare, quindi, ragazzi, la lunghezza di un segmento è semplicemente il modulo del vettore. E allora viene 1 più 4 radice di 5. Quindi, visto che PC è più piccolo di R, significa che il nostro punto, ovviamente, è all'interno. Se fosse venuto più grande, sarebbe stato esterno.